Salve ragazzi, benvenuti alla seconda Ultimate Battle di Time Zero. Qui dobbiamo affrontare Paradox Alpha. È un boss sia fisico che magico, che oltre ad avere attacchi singoli ad aria che possono mettere sap, ha un attacco chiamato Ultimate Ground Slap, che noi dobbiamo evitare che faccia due volte. Oltre a questo dobbiamo ridurre l'attacco alla magia. L'Ultimate Ground Slap si capisce quando lo sta per fare, perché va in una stanza in cui dobbiamo X turni per fare un certo motivo di danni, dopo il quale se non riusciamo a fare i danni usa l'attacco. Se riusciamo a fare abbastanza danni, lui si interrompe e torna al boss normale. Ok, cominciamo a ridurre l'attacco. Attaccato due volte a Grias, non mi ha fatto neanche tanto danni prima di ancora dello Stunski. Ok, può essere anche interrotto. Ok, abbiamo 5 turni per rimuovere questa nuova barra di punti vita. È più o meno come, mi credo fosse la weapon di Advent Children. Ok, è andata. E come quella gli fa anche un danno di ritorno, però molto più grande, 51.000 danni. Fai di nuovo l'attacco. Oramza quasi morto. Altro attacco ad aria. Ah, stavolta me l'ha ucciso Rams. Fortunatamente non fa molti danni, abbiamo 4 turni questa volta. E la sua caratteristica più forte è abbassare l'attacco. E quella la può abbassare Barz. Quindi avrà 4 turni per distruggere. Quest'altra barra di punti vita. Altri due turni.
Forse questa Soul Break è un po' sprecata, però così sicuro riesco a buttare giù questa barra di punti vita. Altri 51.000 danni. Ok, questa volta 3 turni, quindi ovviamente man mano che si avanti bisogna sempre di meno turni per buttare giù. Siamo partiti da 5, poi punto di 4 e questo 3. Vediamo con la burst lighting quanti punti li togliamo. E abbiamo tolto più di metà ed è rimasto un solo turno, quindi vi conviene usare la Soul Break anche con Bartz. Perché non penso che un colpo singolo l'avrei ucciso. Finora con gli attacchi base non è stato eccessivamente forte. È vero che c'è questo personaggio, ma che l'ho leggermente sottovalutato. Nonostante comunque non penso che sia un forte boss. Ancora vivo? Ok, è andato. Come posso, come ho appena detto, non è estremamente difficile. È vero che ha molti attacchi d'aria e questi possono creare dei problemi, ma alla fine basta sempre avere le mosse giuste per far fuori quando appaiono le barre di vita secondarie, quelle che fare l'attacco ultimate, ed è facile perché succedendo quelle subisce 51.000 danni e i punti di vita se ne vanno da soli. Poi un po' di Soul Break lanciategli addosso. Al vero boss lo buttate giù facilmente. Io con quattro personaggi, di cui quello che ho perso era semplicemente la cura OE, ci ho fatto tranquillamente. Grazie dell'invitazione, a breve si esco, posti prossimi, grazie, ciao.